Oggi posso avere mio figlio contro, sicuramente, perché non capirà oggi, ma spero che domani capirà e apprezzerà. Ha provato a far ragionare il figlio, che aveva cominciato a frequentare brutte compagnie. Poi, quando ha capito che non poteva più fare nulla da sola, ha tentato di salvarlo denunciandolo alle forze dell'ordine, ma neanche questo è servito. Sono andata prima dagli assistenti sociali e loro mi hanno consigliato di fargli una denuncia, così avrebbero poi aiutato mio figlio. Ma così non è stato, perché non è stato più seguito né lui e né io. La settimana scorsa, 6 mesi dopo quella denuncia inascoltata, il figlio 16enne di Alessandra Scutellaro è rimasto coinvolto nella sparatoria notturna in pieno centro a Napoli, dove ha perso la vita il 15enne Emanuele Tufano. Io purtroppo non so che cosa sia successo quella sera, perché mio figlio non mi ha mai detto con chi scendeva, dove andava e ciò che faceva. Da una prima ricostruzione quella notte si sarebbero affrontati a colpi di pistola due bande di ragazzi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la vittima, il figlio di Alessandra, sullo stesso scooter. Un proiettile lo ha ferito al braccio. Io grido alle mamme di non avere paura di salvare i figli. Come il suo ragazzo, che è cambiato dopo il Covid e che lei non riconosce più. Io non sto qua solo per mio figlio, io sto qua per tanti ragazzi che oggi devono capire che questa non è una vita.